Scusami, puoi ripetere? Non usciva bene la voce dalle tue labbra di plastica. Con dei tacchi, mentre la tengo dal neck, da mazzi. Come ci si sente ad essere le ex due rivali nella trap? Volevate per forza provarli entrambi. Case è il classico ragazzo che ha la ricotta sul cazzo. Ma raga, è gravissimo. Ma no, è raga, ma che sta diventando questa chat? Ma che cosa stiamo diventando? Allora, praticamente siamo una cosa bellissima. No, è soltanto questa cosa qua, perché c'è scritto. Ma posso aprirlo? No. Vabbè, oh, ma sai, ti preservativo dico? In live non si, può. Non si può aprire. Assolutamente no. Ma però, ma se è protezione sessuale, ma dico, puoi aprire un preservativo in live, è bannabile, zi, puoi parlarne, ma non puoi aprirlo. Ok. Perché no? Ma perché no? È una cosa sessuale, non si può, ti bannano. Ok, va bene, scusa. No, se volete lo facciamo e perdiamo colorato? Il canale. No, sì, forse è verde dentro, non lo no, so. Ne ho aperto uno. Il punto è che siccome c'è scritto sopra ti proteggo io piccola, ed è una cosa tipica mia, ho deciso che io metterò il preservativo a tutti i ragazzi che riceveranno questa cosa durante la... Tu non lo usi? No, io lo uso, cioè io lo uso quando trovo l'occasione, solo che non... Non riesci a trovare l'occasione. Non c'è l'occasione, quindi, dato che non ho un cazzo da fare, lo metterò personalmente a tutti i ragazzi che durante quella serata vorranno avere un atto. Cioè tu lo metti, cioè, tu lo metti. Alle persone, lo inserisci. Io mi prendo cura dei miei piccoli in questo modo. Cioè stoppi okay, tutto, bro, scusatemi, bro, scusatemi se nel bro, mondo ma entri stanno... nella privacy così. No, io entri prima. In camera e dice fermi tutti. Dai, però aspetta, prego. Posso vedere? Ma lo apriresti con i denti? Lo apro ovviamente con i denti perché voglio che le persone si sentano a loro agio. Lo infilo sul coso e dopodiché do uno schiaffetto e faccio fai il tuo lavoro, ragazzo. E super giù, a quante persone lo farai? Boh, se abbiamo tipo 150 preservativi, suppongo 150 persone. Tatuaggio, guys, fiat, tatuaggio, guys, fiat. Cosa vuol dire? Avete fatto tatuaggio? Ah, dovete tatuarvi. Dove devi venire qua a tatuare? Aspetta. Gaia è piena di filler, cazzo. Ha 19 anni. Anche io. Siamo tutti e due pieni di filler, ma che cazzo. Oh, ma ognuno fa il cazzo che vuole sul proprio corpo, andate, capito? Pezzi di merda. Andate a fare in culo. Coglioni. Coglioni. Falliti. Guarda qua, coglione. Falliti. È ubriaco, raga. No, raga, raga, io ubriaco. Ho solo il filler alle labbra. Sai che altro è pieno di filler? Ah, sì, tua madre. Io ho solo il filler alle labbra. Poi il naso. No, il mio nasino è naturale. Zigomi naturali. Cioè, tutto naturale tranne le labbra. Pure il nasino è naturale? Amore. Dai, mico. Oh, dai, scherza, è una battuta. Basta. Secondo voi stai bene col naso che hai fatto? No. No, amo, sicuramente meglio di te. A posto. Gaia. Ma raga, no, secondo me invece. No, non ho sentito bene. È perché la voce. No. No, è che non la sento io... bene. Vabbè, ragazzi. Scusami, puoi ripetere? Non usciva bene la voce dalle tue labbra di plastica? Non sono di plastica, c'ho il filler acido ialuronico. Dai, inventiamoci le cose allora. Dopo 6 mesi va via, comunque. A posto. Infatti ogni 6 mesi lo rifacciamo. Tommy! Ma chi è? Tommy Gollini. Tommy! No, ragazzi, io... Stanno facendo un botto di sesso gay. Vabbè. Amo, hanno detto una cosa, devo guardarla. Chissà che sesso faranno, 5 maschi e 2 tipe. Sì, quando vanno via le 2 tipe facciamo un botto di sesso. Ma siete dei coglioni. No, ti pare. Sei sicura? Chi è Manzi? Manzi, ci sei? No! Cagliacchi! No! Manzi! Manzi! Un double! Buon anno! Buon anno! È novembre! Oh, raga, scusatemi. Tranquillo. Quando ti contieni, possiamo parlare. Tutto a posto, raga. Gaia, Sofia, come state? Oh, zia Sofia, come stai? Bene, tu come stai? Io sto tutto... Oh, sto a beve, calcola, sto tutto a posto. Voi state a beve? Oh! Gaia bianchi, vestita tutta black, con dei tacchi, mentre la tengo dal neck, e da manzi, come i neghi sballati, non siamo stanchi! Ah, c'è il rosso! Rosso, c'è il rosso! No, aspetta, raga, un secondo! Ah, voglia, raga, mi sentite? Dov'è? Non lo so! Oh, sai! Ah, raga, aspetta un attimo, raga!
Come ci si sente ad essere le ex due rivali posto. Nella trap? Volevate per forza provarli entrambi? Ci dissociamo? Raga, non vi sento. Come si sente essere due ex di... Cosa? No, scusa, stavo leggendo la chat. Come stai tu? Tutto bene? Io sto benissimo, sta Roma, sto un po'... Signore e signori, lo speed date fra Pachi e Gaia. A dopo. Ancora. Andi su racchia. Non è vero. Cosa già dice? Non lo so. Siamo qui. Ma era studiata sta cosa? No. Credi veramente che ho fatto organizzare questa cosa? No, magari. Sei a questi livelli? Credi veramente che magari... sono innamorato pazzo di te? No, ma ci manca. Ok. No, perché ti devi togliere questi da questa cosa che ti sei fatta. Non ce l'ho infatti in testa. Bravo. Non è nulla di organizzato. Niente. Ragazzi, vi piacciamo? Ma che domanda è? I commenti non li vedo. Ah, eccoli. Trombate, no. È un verbo che non mi piace. Al massimo l'amore. Ascolta una cosa. Domanda di coppia. Ma che coppia? Sappiamo tutti che c'è questo scandalo tipo le ragazze non fanno la cacca, queste cose qua, no? Te, sincero. Ok. Te, Gaia, fai la cacca, puoi dirlo sì, in camera. Raga, sì, raga, anche io. Veramente? Settimanalmente? Ma che domande sono? Cosa vi dico? No. Cioè, no, dico settimanalmente, quante volte? Dipende. Ma che domande sono? Ma dipende. Ma fanno anche così in oranza. No, che schifo. È il gesto perfetto. Ma è il gesto perfetto. A me dà fastidio. Il maranza. Ok. Allora. Ascolta una cosa. Pochi. Ok. Sai qual è la cosa più maranza da Pachi? Maranza, io sono zero. No, vabbè, più da criminale di Pachi. Nemmeno. Che vedi? Cosa vedi di lui di criminale? Sì, cosa intravedi di lui di criminale? Parla accanto al microfono, sennò mi incazzo un botto. Vai. È un bravo ragazzo. Bravo da 1 a 10 quanto? 8 e mezzo. Poi non lo so perché non ti conosco bene. L'ho conosciuto a Napoli l'altro ieri. Ma che cazzo è sto stigma? Cioè, lui se non è un minimo criminale, te non ti può piacere. Non è per quello. Vale. Cioè, ripeto, puoi anche essere un avvocato. Cioè, nel senso... Non un avvocato. Puoi essere un avvocato, basta che hai la fedina penale sporca. Non può farlo. Punto. Non può farlo. Non può farlo l'avvocato con la pedina penale sporca. Con la pedina? La fedina. No, vabbè, certo, ci sto. Ascolta una cosa, te cos'è la prima cosa, ok, che ti piace di più di Aila? Anche a te perché è una criminale del cazzo? No, no, gli occhi. Perché ridi? Perché ridi se un maschio ti guarda? Cioè, te preferisci... Mi prendo male. Quindi preferisci, sincera, se Pachi fosse venuto da te e ti avessi detto: oh zia, porco Dio, io rubo dalla mattina, no, non hai capito un cazzo, così? O no, preferiresti così uno che dice... Mi stanno sul cazzo le persone. Vabbè, è un'esagerazione, ora ti faccio l'altra esagerazione. O preferiresti un ragazzo che viene lì e ti dice: hai dei bellissimi occhi. Preferisco parlate vicino al microfono, dicono, scusateci. Scusate, preferisco questo, che mi dicano che ho dei begli occhi, anche perché poche persone me l'hanno detto. Dal vivo, poi sui social un botto di persone, okay, però dal vivo un ragazzo, pochi ragazzi mi hanno detto hai dei begli occhi. Ascolta, Pachi, ci potresti far vedere il tuo tatuaggio enorme che ricopre tutta la schiena? Per vedere di convincere un pochino più se ti va, se certo. Ti va. Ok. Sì, c'è un'enorme sedia dietro. Okay. Dimmi, ok, se il tatuaggio di Pachi può... Che cazzo ridi? Può potenzialmente convincerti. Dimmi, aspetta. Vai, gira. Ma io non lo sapevo avesse tutta la schiena tatuata. Posso... Sofia, una domanda per voi due. Avvicinati al microfono. Allora, vi danno 4 milioni di euro. Delle isole negli occhi. Sono d'accordo. Basta con ste gag. Lele è veramente un patatone. Esatto. Ma il body count ai tempi dei Q4 è maggiore o minore degli anni di Cristo? Maggiore degli anni che sono passati dalla morte di Cristo ad adesso. Mannaggia la puttana. Fai la domanda seria. Allora, facciamo la domanda seria. Sì. Vi danno tipo 10 milioni di euro, okay. Contanti, senza tasse, senza niente. Sono vostri, non ve li toccherà mai nessuno. Vai. Però dovete, numero uno, cancellare tutti i social network, tutti quanti, nessuno saprà mai nulla di voi, neanche, non potete mettere nemmeno una storia. Però fino a quel momento sa. Cioè, oppure si sì, fino a quel momento sa, però poi è finito tutto. È finito tutto quanto. E non potete mai più entrare in una discoteca. Accettate? No, no, assolutamente no. No. Per quanti soldi? 4 milioni.
No, 10, 10. 10. Ah, 10, scusa. Boh, io per 10. Dovete farvi una vita a baretti, a bervi la birra con gli amici. Posso dirti che se trovo l'uomo della mia vita mi chiudo in casa e non esco più? Però... Che merda, svegliati. Io sono d'accordo con Gaio. Io non esco più, amo nel senso che non vengo ogni sera a far serata. Io sono totalmente d'accordo con Gaia. Casa, quindi cioè non puoi io lo farei, ma non è successo, non amore. Esatto, e infatti ti odiavo. Cioè, letteralmente ti odiavo. Solo per i casini, perché con Gala mi vedevo. Non c'eri mai. Ma con Gala mi vedevo. Gala poteva venire a casa. Ma con me non potevi vederti, però. Cioè. Totalmente d'accordo con Gaia. Se trovo l'uomo della mia vita, mi chiudo in casa. No, allora io, a prescindere dalla donna della mia vita, accetterei comunque. Cioè, pure se non la trovassi. Nel 10 senso, milioni? Beh sì, sincero. Sono tanti soldi, posso dire la verità, sono tanti soldi. Magari mi sistemo la domanda, vita, investo e faccio ancora più soldi. Non lo so. La domanda era finalizzata a sapere un'altra cosa. Quindi il concetto è: questa vita, diciamo, un po' sotto i riflettori, non è che voi la fate.